Nonostante le polemiche e le numerose defezioni, il patto globale sulle migrazioni è stato infine approvato durante la riunione indetta dalle Nazioni Unite a Marrakech, in Marocco. Al meeting, che andrà avanti per i prossimi 2 giorni, prendono parte i rappresentanti di 160 tra i Paesi membri dell'Assemblea Generale ONU. Il documento, non legalmente vincolante, fissa una serie di principi e linee guida volti al miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi d'origine dei migranti e alla riduzione dei rischi legati alle migrazioni. Whether their movement is voluntary or forced. Che il loro movimento sia volontario o forzato e che abbiano potuto ottenere o meno un'autorizzazione al movimento, tutti gli esseri umani devono vedere rispettati i loro diritti e la loro dignità, ha detto il segretario generale Antonio Guterres. Negare questo e diffamare qualunque gruppo di persone è la strada verso l'orrore e la disumanizzazione. Non dobbiamo soccombere alla paura o alle false narrazioni. A disertare la firma tra i paesi dell'Unione Europea sono stati Slovenia, Bulgaria, Austria, Estonia e i paesi del gruppo di Visegrad, con in testa l'Ungheria di Orbán. In Croazia l'avversione al patto ha riportato in piazza l'estrema destra, mentre l'Italia, su pressione di Matteo Salvini, ha rimandato la palla in Parlamento, dove l'adesione sarà oggetto di discussione. E la partecipazione del premier belga ha invece aperto una crisi di governo nella sua maggioranza, con l'abbandono del partito nazionalista fiammingo a 5 mesi dalle elezioni.